Davvero Xiaomi? O davvero unboxing? Chiamiamoli come vogliamo. Cosa vedo là? Questo qua è il ripiano degli arrivi e vedo dei pacchi. Andiamo a scoprire cosa c'è. Sigla. Davvero Xiaomi, il canale YouTube dedicato a tutte le chicche del marchio orientale. Alcune meritano, altre un po' meno. Perciò iscrivetevi e attivate tutte le notifiche per non perdervene una. E soprattutto iscrivetevi al canale Telegram Davvero Xiaomi. Ogni prodotto che vedrete qui su YouTube arriverà prima lì sopra, con relativo coupon. Ora vediamo cosa hanno combinato stavolta. E allora prendiamolo, questo coltellino multifunzione di Wowoo, e lanciamoci in questo unboxing che nasconde alcune cosucce interessanti. Naturalmente ho già controllato che fossero tutte cose in tema Xiaomi, beh, quello ci mancherebbe. Partirei da un prodotto che sarà protagonista, ma potenzialmente, di tutti i prossimi video che finiranno su questo canale, perché stiamo parlando leggero. Il pacco cosa può essere? Può essere solo la lavagnetta, tavoletta, chiamatela un po' come volete, da 13 pollici e mezzo di Xiaomi. La marca in questo caso è proprio Xiaomi Mi, quindi non è Mijia. Però insomma sì, dovevo cambiare quella che utilizzavo prima, che era di un brand controllato da Xiaomi. Insomma, vi esce dalle orecchie questa cosa. Sembra ben fatta anche la confezione. Aia, vedo un po' di plastica che non mi fa proprio piacere, ma che carina. Ecco, è arrivata naturalmente. Vediamo prima se c'è altro dentro la confezione. No, confezione decisamente minimal. Vabbè, su questo avevo pochi dubbi, brava Xiaomi. Confezione che arriva con della plastica che non è proprio piacevolissima, però vabbè, ci può stare, magari per mantenere anche una certa solidità in un pacco che mi sembrava decisamente leggero. Ma che bella sensazione al tatto. Che bella sensazione al tatto ha questo design boxy, lo definirei così, no? Abbastanza mattoncino, ha queste cornici piatte in stile forse iPad. Chiaramente il paragone è un po' pretenzioso, ma adesso voglio capire. Vabbè, era tutto insomma sporco, ma dal viaggio. Fondamentalmente noi possiamo interagire in questo modo con questa lavagnetta, possiamo scrivere quello che vogliamo. È una lavagnetta che mostrano per i ragazzini, per i bambini. In realtà secondo me è utilissima anche per tutte le età, se uno vuole appuntarsi qualcosa, metterla vicino al frigo. Insomma, uno può essere libero di fare come preferisce, ma soprattutto il design secondo me è davvero quel qualcosa in più di questo prodotto, che è pulitissimo, bianco opaco, solo la scritta Mi in basso. Ma questo tastino, questo bottoncino tondo ti fa pensare per forza di cose ad iPad. I primi iPad, non chiaramente la versione Pro, ma i primi iPad col tastino alla base avevano un non so che a livello di design, mi piacevano molto. E capiamo anche, qua c'è il dettaglio, qua c'è la calamitina che chiaramente si sposa con, non so come, non riesco ancora a capirlo, l'ho appena unboxata, ma si sposa sicuramente con questa penna che, eccola lì, bastava girarla dalla parte giusta, molto carina, devo dire, pratica, essenziale, sarà comodissima nei prossimi Davvero Xiaomi. Libretto delle istruzioni, cosa vi devono dire? È una lavagnetta, è una tavoletta, ci dovete scrivere sopra, è in cinese purtroppo, però non è male. Tra l'altro prezzo contenutissimo per questa versione 13.5 pollici, ho visto che c'è anche quella da più di 20 pollici, una roba assurda. Andiamo col prossimo pacco, perché, vedete, quando Banggood manda due pacchi insieme, vuol dire che sono due pacchettini piccolini, leggerini, ma non per questo meno interessanti. Quindi procediamo, ok. Classico pacchettino di Banggood grigio, vabbè, ormai conosciamo memoria. Col coltellino multiuso, devo dire che sì, funziona, ma forse per gli unboxing un classico taglierino direbbe la sua. Adesso vediamo se Xiaomi ne tira fuori uno abbastanza originale. Partiamo da quella semplice. Partiamo dalla chicca semplice che so come si fa. Questa. Ragazzi, ce l'abbiamo. Questa è la pompetta di Xiaomi, compressore portatile, pompa portatile di Xiaomi, insomma la famosissima Mijia Pump, però versione aggiornata. Questa è la versione aggiornata che credo differenzi
rispetto alla classica, alla mia che ho promosso diverse volte, soprattutto quando la utilizzavo con il mio monopattino, penso che l'unica differenza appunto stia nella porta di alimentazione. Adesso un attimino apriamola, sempre che io non mi tagli tutte le dita, un attimino, Vabbè, qua vedo sicuramente più carta, meno plastica, un po' di ASMR con questi suoni d'unboxing. Carta, carta, molto bene Xiaomi, brava, brava Mija, vedete la differenza? Mija sa come si fa, brava Mija. Unboxing economico col cartone, ma elegante come impostazione. Guardate che dettagli, l'apertura facile, intuitiva. Sacca di protezione, non mi ricordo, sì c'era anche nell'altra assolutamente, ok, con il taschino, abbiamo l'adattatore per gonfiare palloni, biciclette, insomma le solite cose. Da questo punto di vista è identica, ma sapete che è molto simile, forse mi sembra un po' più compatta, il peso è identico, così proprio a primissima vista mi sembra un po' più compatta. Mettiamo via queste pellicole protettive. Andiamo subito al dettaglio, va bene. Adesso vi immaginate, micro USB, sarebbe, ecco adesso forse riuscendo ad aprirla, eccola lì, così Francesco è contento. Abbiamo una bellissima porta USB di tipo C, mi sembra anche normale, per me doveva già uscire la prima versione con questo dettaglio. Abbiamo il controllo in stile iPod che, sentite il click com'è, è più morbido, è più attenuato, evidentemente l'hanno fatta meglio anche da questo punto di vista, bravi, è un prodotto che è da comprare, lo consiglio a tutti, chi non ce l'ha non so come faccia a vivere perché cambia la vita, ripeto, adesso che c'è anche la Type-C non avete scuse, quindi no, seriamente, a parte gli scherzi, è un prodotto da comprare. Ne parlerò comunque, anche se ho già fatto un video dedicato sulla Mija standard sul mio canale principale. Questa nasconde secondo me qualche sorpresa anche a livello di autonomia e chi lo sa cosa. Ora, l'altro gadget dentro alla confezioncina è questo. Eccoci qua. Questa è la bilancina smart, io la chiamo bilancina, di Hotto. Hotto, H-O-T-O, brand controllato da Xiaomi, che è pazzesco. Per me nella top 3 dei brand collegati al marchio cinese. Hotto sa come fare i suoi prodotti. Prodotti sempre originali, sempre particolari, integrati già con Xiaomi Home italiana, cioè sono quelle cose che magari uno alcune volte si dimentica, ma sono molto molto importanti. Vediamo la confezione, ok, classica pellicola per gli amanti anche qua dell'unboxing. Non so che piacere ci sia, sì, abbastanza, ma neanche troppo. Confezioni in cartone che io apprezzo anche qui, mi piace vedere questi materiali. Un attimino, voglio prima vedere la confezione pulitissima. Cartone, un cartone quasi economico, ma è giusto così, è la confezione, io poi la butto, non me la tengo. Guardate il logo che carino, di Hotto, è un logo particolare, anche lui semplice ma identificativo. Mi piace anche questa mossa di Hotto, il design super stilizzato. Subito la dicitura a Mija, Mi Home, quindi capiamo che è integrata con le funzioni smart di Xiaomi Italia, di Xiaomi Home. Ok, libretto delle istruzioni, solo in cinese, questo perché il prodotto è praticamente appena uscito, quindi non aspettiamoci che arrivi a breve in versione global. Ok, la confezione, abbiamo questa spugna di protezione, va bene, ci sta, è una confezione devo dire molto 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 pulita. Che belle queste scatoline che nascondono cavetterie varie, pile, insomma varie cosucce. Adesso cerchiamo di capire come aprirla, va bene, ok, non è troppo complicato. Qui dentro abbiamo, ok, tripla pila, quindi c'è da capire se sia effettivamente ricaricabile o meno. Adesso ho visto tre pile, apriamo e vediamo com'è, ok, lucida, molto pulita, molto elegante con questo ripiano. Non so se vedete il riflesso, ma sembra molto, molto elegante. La prima sensazione, il primo impatto,
sotto un po' fragilina, però è normale perché questa parte inferiore è scollegata dal piatto principale, quindi forse è giusto che sia così, anche perché deve sostenere un certo peso. Vediamo se interagendo con lei senza le pile inserite, ovviamente non va assolutamente nulla. Qua ci viene comunicato come aprirla, quindi con questo movimento. Ok, ah, va a pile. Va a pile. Questa non me l'aspettavo. Pensavo che puntassero anche qui sulla Type-C, invece hanno scelto di affidarsi alle pile. Ecco, questa è una brutta sorpresa. Ci sono anche queste sorprese, Otto, che non mi aspettavo da te, visto che fai un prodotto smart, lo fai integrato perfettamente nell'ecosistema, lo fai originale con un design particolare e poi mi ci metti queste pile che non credo che siano ricaricabili. In ogni caso è secondario, già il concetto di pila, no, non sono neanche ricaricabili. No. Qua non mi piace la giocata, però il prodotto ha il suo perché, ha il suo costo, che è anche abbastanza contenuto. Comunque trovate tutti i link ai prodotti che avete visto in questo unboxing qua in descrizione, qua sotto in descrizione, ma soprattutto li trovate sul canale Telegram, dove se li vedete e li avete già, dovete commentare per, così, no? Informare anche gli altri utenti, perché io provo a commentare, a starvi dietro, però siamo in tanti, sarà un po' complesso. In ogni caso spero che ci sia qualche chicca, secondo me la pompetta vi piacerà, per forza di cose. Direi che ci possiamo già vedere nel prossimo Davvero Xiaomi. Vi siete iscritti al canale? Penso di sì. Al canale Telegram? Penso di sì. C'è anche il canale Telegram dedicato ad offerte, non solo Xiaomi. Ciao ragazzi.